Bentornati su Will Party. Oggi si farà l'ultimo gioco del giochi gruppo che ho rispetto però di fare a Natale. Vi consiglio di fare a Natale perché è più bello. Tombolami, ma tombola con i mi. Controlla la tua cartella per comp e completa una linea per vincere. Ah, qui non c'è il. Quindi allora per vincere tutto bisogna fare per forza subito tombola, ovviamente. Ma questo è anche una tombola normale, per dire. La differenza è che non ci sono i numeri, ma ci sono i mi. Benvenuti alla tombola mi. Al momento che è la prima volta che giocate, vi spiegherò le regole. In questa particolare tombola, un giocatore ha la sua cartella, ha sulla sua cartella le facce di 16 mi. L'obiettivo è riuscire a completare una linea di mi. Durante il gioco vengono estratti due cattivi palline, le palline mi e le palline mi in gioco. Se viene estratta una pallina mi, controllate le vostre cartelle per vedere se ne avete una uguale. Con una pallina mi gioco invece parte una sfida per 4 giocatori. Chi vince sceglie un mi a suo piacimento. Il primo giocatore compra una linea e vince. La linea può essere orizzontale, verticale o diagonale. Inseriamo 10 palline mi gioco nella grande sfera di vetro. No, mi sono perso, questa è proprio la tombola vera. È il momento di scegliere la cartella con cui giocherete. Si può scegliere tra le 6 cartelle disposte sullo schermo. No, questa è proprio come la tombola vera. L'unica differenza è che ci sono i mi invece dei numeri. E ci sono i miei giochi. Buona fortuna! Strudel. Chi ha il mi di Strudel sulla propria cartella, lo appunti col telecomando Wii prema A. Se un giorno mi chiederete perché i miei mi hanno questi nomi strani e perché li ho creati, perché ho molta fantasia e poi perché mi piacevano i nomi. Ma credo che alcuni di questi mi non li abbia inventati io, cioè non li abbia creati io. Forse erano già dei mi che esistevano, che avevano creati altri giocatori o che erano in gioco. Forse. Va bene, leggerò i nomi di Sasso. Sentite la musica di sottofondo. Mi gioco. È uscita una prima in gioco. In questa sfida a 4 giocatori potrà spuntare un mio piacimento dalla propria cartella. Ah, l'indicatore stavolta non ha parlato troppo presto. Si è calmato finalmente. Cammina fino alla distanza indicata. Usa i primi 3 cartelli per stimare la posizione di arrivo. Un passo di troppo. Poi 61 metri. Ah, ho dimenticato di mettermi un mi diverso. Accidenti. Credo che qui va bene. Sì, non è vicino, ma va bene. Ah, devo tornare indietro. Comprimetti Mabion, puoi puntare un Mi a tua scelta sulla cartella. Punta il comando Wii sul Mi che vuoi spuntare e premi A. Vuoi mettere uno che non ha nessuno. No, ce l'hanno tutti. Questo. È lì. Debora. Giansuneno.
bello uguale punto interrogativo. Peccato che non ci possono fare altre cose in questa tombola mia. Basso chiocciola www.g. Me ne manca uno. Ma non ce l'hai quasi fatta. Mi manca Luca. Maledizione. Bam tra Dave. Mi manca solo Ovet. Tomoko, ce l'hai quasi fatta. Però è bella la musica sottofondo che c'è in questo minigioco. Punto interrogativo 3R619S0H. Vabbè, ce l'hai quasi fatta, mi manca Elisa, che ce l'ha 152. Ti mancano un solo mi in ben due linee. Finalmente. Perché l'avevo previsto che prima o poi quella pallina di gioco sarebbe arrivata. Sarebbe uscita. È uscita una pallina di gioco. 4 giocatori. Calcio spettacolo. Prendi il tempo giusto, scaraventa la palla in rete. 5 tiri spezzati, tira al volo. Speriamo che riesca a fare tutti e 5 gol come l'altra volta. Ok, già uno. Voi invece quanto vi definireste bravi a calcio? Nah, ho già perso un tiro. Un pareggio. Ah, se non avessi fatto gol sarebbero stati due pareggi. Vittoria per entrambi. Ci sono due vincitori a pari merito, quindi si andrà allo spareggio. Sempre dati. Abbiamo vincitore. Complimenti, ma abbiamo potuto puntare un mieto scelto sulla cartella. Ho scelto Luca. Linea. Marvin, complimenti, hai fatto linea. Grazie a tutti per aver giocato e ora annunciamo i risultati. Marvin, complimenti per la vittoria. Tipo il rappresentatore aveva sentito prima quando diceva. Cosa ridi della mia vittoria? Non ti permettere. Cioè, ecco quali erano usciti prima. Quelli erano usciti Strudel, Meltuccizio, mi sa che questo è un invito di mattina, Fred, Sasso, hashtag chiocciola segno dell'euro, pagami in gioco, Ellie, Deborah, Giansuneno, bel uguale, interrogativo, basket www.g, bam tradave, punto interrogativo 3R69S0. 0 no zi 0h punto interrogativo e prendiamo in gioco. Se che voi che ci credete o no, ma il punto interrogativo, i punti scritti in quel modo è così che si scrive il punto interrogativo e i punti esclamativi in spagnolo, ecco. Che voi ci credete o no, è così. Beh, io vi dico ciao. Peccato solo che non c'era nessuna. Peccato che il video però è così breve. Anzi, prima di dire ciao, faremo un minigioco. Però con un mi diverso. Puff, bufra, chiacchiera 8, scelgo te.
Yan, Hiroshi, Steve. Steve. 4 giocatori. Bene. Un gioco. Ci sono. Salto con la... Anzi no, non 4 giocatori. Uno contro uno. Facciamone uno che non abbiamo mai fatto. Ricorda la frutta. Scommetto che è un gioco di memoria. Ricorda la frutta. Ricorda la posizione dei vari frutti quando 5 di essi vengono nascosti. Vince chi indovina per primo 3 frutti. Sì, è come ho detto io, è un gioco di memoria. Ricorda la frutta. Banana, mela, arancia, uva, ciliegia. Comincio io. Cosa c'era là? Bella domanda. C'era una mela. Sì. Cosa c'era qua? C'era la ciliegia. Sono sicuro. Cosa c'era qua? Bella domanda. Un'arancia? Sì. Che cosa c'era là? Bella domanda. Una mela. Sì. Poi ne mancava solo uno da completare. L'ultimo era un'altra arancia. Arance. Le arance sono buone. Beh, adesso vi dico veramente ciao, perché non voglio allungare di più il video. E iscrivetevi al canale, mettete mi piace o non mi piace. E poi... Ah sì, ho scoperto che a quanto pare quando fate un gioco qua, un gioco libero, poi rimane... l'immagine del minigioco che avete giocato. Poi scrivete nei commenti se volete e rispondete alla mia domanda, per favore, se volete, scrivendo nei commenti. E ciao.